credo che se vogliamo evitare situazioni del genere bisogna sicuramente fare un'opera di prevenzione. Noi sappiamo ad esempio come si svolge e dove si svolge il lavoro stagionale, per cui anche trovare sistemazioni alloggiative adeguate a queste persone serve per evitare che ci siano delle problematiche di convivenza con i cittadini. Per cui evitare queste situazioni e soprattutto fare controlli da parte degli enti preposti, che sono diversi, dall'INPS all'Ufficio del Lavoro, ma anche la Guardia di Finanza o Carabinieri. Noi siamo specializzati nel trovare fabbriche clandestine di cinesi, però non riusciamo a trovare quello che si svolge più alla luce del sole nei cantieri piuttosto che nelle nostre campagne. A Mantova e provincia il lavoro immigrato in agricoltura è in aumento, ancora nel 2009 rispetto al 2008. Da 2.700 persone si è passati a 3.100 e aumenta perché ci sono delle aree di produzione specializzata che esigono anche lavoratori stagionali. Ma l'immigrazione porta con sé problemi. Non sto pensando ai problemi sociali che pure in altre aree sono emersi, ma soprattutto perché c'è un problema di formazione, c'è un problema di rapporto con la sociale territoriale che deve essere affrontato congruamente. No, un aspetto interessante di questa mostra che stiamo facendo è il fatto che viene da un ragazzo che, come si definisce lui, che ha vissuto in prima persona questi fatti drammatici di Rosarno, in un comune commissariato dove le istituzioni sembrano essere assenti, e nello stesso tempo il fatto che un ente locale come la provincia di Mantova abbia deciso di accogliere questa testimonianza, di farla propria, di farla conoscere quindi nella città di Mantova, nella provincia di Mantova, e di portarla in giro, favorendo quindi questa conoscenza e auspicando, noi tutti auguriamo ad Andrea di poter tornare in Calabria, di poterla far conoscere, presentare e veramente fare in modo che questa sua testimonianza contribuisca al cambiamento al quale tutti noi stiamo collaborando. Questa mostra si inserisce nella giornata di ieri che appunto ricorda la giornata mondiale del rifugiato, il 17 giugno, e sappiamo che in Italia i rifugiati sono 47.000, molto meno di quanto invece questo fenomeno tocchi gli altri paesi dell'Europa, forse perché l'Italia non è recettiva a queste problematiche. Il racconto dei fatti che vediamo qui, penso che nessuno meglio del protagonista lo possa fare.